Ciao gente simpatica, io sono Valderpe. Oggi siamo finalmente tornati, va bene, no, finalmente un corno, siamo qui da un bel po'. Siamo tornati su Baba Is You. L'altra volta abbiamo scoperto un mondo, il vero mondo, ma il business su questo mondo non è ancora terminato. Anzi, dovremmo continuare per comprendere nuove meccaniche che ci potrebbero servire, anzi, ci serviranno. Oggi siamo nel chiasm, nel abisso, da quanto ho visto. Non chiasma, come ho detto l'altra volta, perché chiasma è una figura retorica italiana che neanche ricordo cos'era, tipo inversione di parole. Vabbè, lasciamo stare il chiasma, siamo nell'abisso. Primo livello, prigione rocciosa. Beh, primo, ci sono tre diramazioni. La A, la B e il puntino, ok. Allora, questo sembra, non dico semplice, ma semplice, dai. L'acqua fa annegare, quindi potrei spingere qualcosa in acqua. Ma questo all sembra molto importante. Potrei fare così, rompere la frase ed è meglio, va bene. Poi potrei dire che tutto quanto fa annegare. Vediamo che accade. Tutto annega, chiaramente. Non va bene. Tutto is you. Tutto tranne le lettere. Va bene, però intanto. Posso fare così. Non cambia molto, anzi. Dicevo, posso fare così. E intanto c'è una bella via aperta a sinistra, nel caso servirà. Così è con un annego se dico che tutto annega. Beh, non basta dire tutto è teschio. E visto che teschio sono io. Ah, però dopo incastro il win là sopra, no, non va bene. Non va propriamente bene. No. O forse sì. Posso fare così? Intanto tolgo questo qui. Sposto questo in basso, così si salva. Posso dire anche che all is win? All is win, vediamo. All is cool, no, non ho sbagliato, uno più a sinistra. Ancora? Perfetto. Apro win, ah, un attimo. Sposto un attimo win, perfetto. All is win, vediamo se funziona. Ok. Non ci ho fatto caso, ma non c'era il comando all prima. Vero, non ci ho pensato. Beh, andiamo con la B ora. Quindi ci sarà un altro comando qui. Siege. Assedio. Che c'è di nuovo? More! C'è il more, finalmente! Rock is more! Ogni turno la roccia crea dei duplicati nelle caselle accanto. Immaginate che sarà un bel casino! Oh, che forte! Non possono comunque andare oltre il nastro. Buono sapersi. Beh, potrei fare che è more e spingi. Ce la faccio, vero? Non mi ingombrano troppo. Ah, la roccia è sconfitta. Non va bene. Non va bene. Ritirata strategica. Oh, l'ho fermata. Vero, posso fermarle. Non ci ho pensato. Mi basta moltiplicarle una o due volte. Poi basta spingere così, immagino. Ok. Ne ho anche due di troppo. Va bene. Ora potrò dire. Come vado lì oltre? Non posso? O forse sì. Tanto provo a rompere qui. Dovrei averne abbastanza. Dovrei fare un po' di più di spazio in questo. In questo piano di lavoro. Anzi, già che ci sono, le aumento. Perché no, insomma. Vorrei farmi un po' di spazio per fare le cose con calma. Così basterà? Voglio vedere, ora se moltiplico le rocce all'infinito e corro verso l'uscita. Corri! Ah, mi spingono indietro, non va bene. Allora, se dico che baba e spingi e more, posso fare entrambi volendo? Sì. Quindi baba si spinge ed è di più. Forza! Spingi baba! Lo spingo fino in fondo e ho vinto! Vedo già la follia brillare in questo mondo. Vabbè, ci tocca lasciare la follia più tardi. Anzi, devo fare anche questo. Nah, questi sono gli extra, li faccio dopo. Il C. Condizioni elusive. Oh, un livello zoomato. Oh, crea stelle. Ma le stelle sono blocchi. Perché è bianco e nero? Level is white, non capisco.
Level is monocolor. Forse perché hand is all. Curioso, la mano è tutto e quindi la mano condivide tutti gli oggetti sul livello. Strano. Strano, ma ho interrotto. Beh, basta dire che all is hand, non credo, ma è empty is all che accade. Ah, tutto diventa una mano e una stella. Coreografia! Vabbè, forse no. Allora, devo fare in modo che le stelle spariscano, che non vanno bene. All is empty. No! All is empty, volevo dire. Anche se, ovviamente, mi pare una brutta idea. Ma non si sa mai. È che, infatti. Allora, devo togliere quelle stelle, ma non c'ho il comando stella per toglierle. L'unico modo è dire che tutto è vuoto. Ma dopo sparisce anche la mano. Non va bene. Se dico che mano è mano, in teoria diventa ineluttabile. Dai, usiamo sto termine, mi piace. Quindi dicendo che tutto è vuoto, dovrebbe sparire tutto, ma la mano è ineluttabile. Quindi, alla fine, resta solo lei. Fantastico, ha funzionato. Quasi. Ah, devo rompere così, va bene. E basta dire che tutto è vittoria, alla fine. È vinto! È bella sta cosa. Livello D, si torna con il more. Ne voglio more, ne voglio di più. Chiave more. Ma non può uscire. Poi posso anche fare in modo che si spinga. Però forse ce n'è già troppa. Vedrò. La roccia si spinge. Ah, posso fare così. Ma non posso spingere la chiave. Però posso fare così. Ora posso moltiplicarla. Magari apre anche da sola la porta. Non l'apre da sola, ok. E ora sono... Beh, non sono bloccato, ma se faccio spingi non posso più andarmene. Chissà se c'è un modo. Così? No, non riesco. Nemmeno così, no, non c'è modo per fermarla in tempo. Devo mettere la roccia in modo che la chiave si possa poi spingere. Così credo. Sì, si dovrebbe andare così. Ah, devo anche dire che la roccia non si può più spingere, così diventa vuota e metto la chiave sopra per passare, ok. Questo era stranamente facile. Bene, così. È il mondo vero più difficile. Cioè il mondo vero di questo gioco, non il mondo reale reale, va bene. Cercando un cuore. Anche qui si torna con il all. Che ok, si muove, ho capito. Allora, mi servono due chiavi. O più precisamente, non c'è niente che... Ah, ecco qui, un apri, va bene. Solo che non c'è amore, non c'è love in giro, non c'è il cuore. Inoltre, la bandiera è vittoria se non è sul muro. Non so che vuol dire, ma vuol dire che ci impedisce di essere wall is you? Non lo so. Allora, quindi, se dico che roccia è tutto, sulla roccia c'è tutto, anche Baba. Ah, perché Baba is you, vero? Cioè no, c'è tutto. Quindi che c'è sulla roccia? C'è anche amore? Non sembra si possa spingere. 9 su 10, too much Baba. Va bene. Allora, devo ancora capire cosa esattamente spawna il all. Rompi la frase, si può, non si può. Allora se la faccio dall'altra parte si rompe, dai. Così. Vediamo cosa ha spawnato. Ah, una bandiera, una porta e il muro. Niente cuore a quanto vedo, perché... Oh sì, forse c'è anche il cuore. Non so perché c'è anche il muro e non si può spingere. Ah, ecco perché dice quella cosa. Lì c'è la bandiera, ma è anche sul muro, quindi non è vittoria quella bandiera. Per vincere devo per forza toccare questa, ho capito. Ok, là dentro c'è anche il cuore, perché altrimenti non spawnerebbe Baba. Quindi il cuore è tra quelli. Interessante. Perché non apre la porta allora? Ah, perché niente apri, vero? Quindi se dico che love e apri, la porta si apre. Non che cambia, c'è comunque un muro insormontabile.
Come faccio quindi? Aspetta, per vincere dovrei avere due oggetti e definirli apri, ma non ce li ho. Potrei usare il trucco della duplicazione, si può fare qui? No, ho solo due oggetti, ho solo due nomi, me ne servono tre per fare il trucco. Niente. Ah, devo muoverlo, ho capito. Se lo muovo qui, poi lo giro a sinistra, a destra, non so da che parte si muoverà, ma provo a dire ora che roccia è tutto. Quindi roccia è tutto. Anche baba, effettivamente. Meglio preparare prima la cosa. Nel frattempo dico che... Ah, mi serve un altro is, però. Volevo dire che il cuore si muove ed è apri. Però potrei fare anche dopo. Dico intanto che la roccia spingi perché devo metterla in un punto migliore. Qui, direi. O più in basso, dai. Va bene qui. Quindi roccia è tutto. E amore, cuore si muove. Quindi ecco qui il cuore. Ah, ma non va verso l'alto. Posso comunque dire che si può spingere ora. Ah, ma non può andare verso l'alto. C'è la roccia in mezzo. Niente. Ricominciamo. L'idea è quella, ma devo sistemare un po' meglio la cosa. Spingo quella roccia, la giro verso il basso. Il cuore si muove. E la roccia è tutto. Ora però devo dire che il cuore si spinge e apre la porta allo stesso tempo. Era questo il problema, in effetti. Non posso. Peccato, ci sono vicino. Oh, ho capito. Non devo fare così, devo fare dall'altra parte. Allora, roccia si spinge, la rimetto qui. Roccia è tutto, ma qui lo metto. Intanto il cuore si muove. Ok. Ora spawna, bastano due cuori in verità. E blocca. Ora... devo prendere questo is. No, ho già... ho tre baba. Può essere un problema. No, basta unirli. Venite qui. Perfetto, l'unione fa la forza, ovviamente. E ora un baba un po' più ingrassato, ma dettagli. Quindi l'amore si muove ed apri. Anzi, è meglio dire che è spingi e apri. Uno qui. E un altro qui. Ho vinto. In tre abbiamo vinto. I tre moschettieri, guarda. E passiamo al more. Ne voglio di più, davvero. Annegamento di lava, oh no. So già cosa accade. Non basta fare... no, perché il baba è caldo. Cavolo. Forte però come arriva la lava. Oh, sembra quasi realistico. Non muoio. Ah, è la bandiera che muore, vero. Quindi? Ho poco tempo, davvero, quasi niente. E non posso fermarlo. Come faccio? Davvero, ho pochissime mosse. Non posso dire che Baba is win. L'unica cosa è rompere la frase "la bandiera si scioglie". Ma non ce la faccio fin là, vero? Ah, di due passi. Come si fa? Devo pararla? Non credo. Che accade se faccio così? No, non ci arrivo lontanamente. Non lo so, onestamente. C'è sicuro, ma è strano, non c'ho niente. Ho due frasi in croce, tre. Se faccio così tipo una barriera, no, non riesce. Non in tempo. Così? Così? No, nemmeno. Potrei fare una barriera, ma mi servono quattro parole. Forse non è questo il modo. E si mette la parola sopra la bandiera. Oh, così! Chiaro! Rompo la frase e ora la bandiera non si scioglie più. Devo dire che la bandiera vinci. E ci vado sopra. Oh, forte sto livello, non me l'aspettavo. Ah, questi colpi di scena. Livello G. Entropia. Entropia? Ehi, che accade? Ah, la roccia è aperta. Perché tutto nero? Non ho capito. E perché si apre? Ah, perché tutto è chiuso. E la roccia è apri, quindi spawna un baba. È tipo un uovo, è nato un baba, yeah! Piccolo pulcino, va bene. Devo uscire, in qualche modo. Beh, se dico che tutto è aperto e tutto è chiuso, beh, muoio anch'io, vero? Eh sì,
E se dico che tutto è roccia, è roccia a baba ed è chiusa, il muro diventa roccia? No, ora esplodo e divento baba. No, perché non divento baba? Roccia baba, dai! Che accade? Ah, c'è qui la frase roccia è aperta, vero? Non l'ho rimessa. No, non si può fare, credo, no. Non è questo il modo, poi. Ehi, fun fact. Dico che baba è roccia. Che accade? Baba è roccia. Ed è aperta, aspetta. Baba è roccia. Non posso muovermi, ho capito. Allora, un modo per andare oltre il muro. Mi sembra strano che non posso andarci oltre. Beh, tutto è chiuso, anche il muro, quindi. Beh, basterebbe rifare le rocce e spingerle sul muro, perché le rocce aprono. O posso anche dire che baba e apri. Così apro il muro. Ah, no, perché tutto è chiuso, anche baba. Non va bene. Aspetta. Non è come... Potrei fare come le altre volte? Un attimo, un piano. Tanto un iscribaba così non mi danno fastidio. Poi se dico che roccia is you. Ah, non c'è la roccia, vero, genio. Beh, posso dire che roccia is you. No, aspetta, non va bene. Devo dire adesso che roccia è baba. Ma non posso, sembra. Oppure sì. Posso fare così. E roccia è baba e baba. Ah, baba e roccia è inverso, va bene. Quindi baba e roccia is you. Funziona. Ora che volevo fare? Ora due rocce, quindi posso dire che roccia a roccia. In teoria. Dovrei spingerla più in alto la frase. No, posso comunque. Solo che dopo incastro le parole in basso, va bene. Roccia a roccia. E ho tutto è aperto. Anche la roccia. Non so se questa è la soluzione, ma per me funziona, ecco. Muoio ogni passo, ma dettagli. Tanto spawno una roccia appena muoio. Ora devo dire che no, le regole non le ho lette. Baba sulla roccia e vittoria. Quindi devo avere entrambi. Ma non ce li ho, ovviamente. E ora che faccio? Non lo so. Aspetta, se è tutto a roccia, che accade? Non posso comunque fare fuori i muri dopo tutto. Ah, va bene. Intanto potrei provare a dire che all is you. Così mi aiuta un pochino. Beh, no, no, no. Poi non so comunque come passare oltre. E invece qualcosa del tipo che all tutto a baba. Potrei provare. Ho tutto a roccia, dai. No, non funziona. Beh, ora che ci penso, con due baba posso spingere il baba is you in qualche modo. Posso e come? Faccio così. Oh, magia! Hop, 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 hop. Fantastici baba, grandi, continuate così. Però che voglio fare? Tutta baba, in teoria. Ma tutto è chiuso, più che altro. Ora vediamo cosa combino. Tutto a baba, allora? Ma poi non ho modo di farlo morire, vero? Oppure sì. Baba e apri. Così, esplode su se stesso e respawna. Perché si apre da solo. Ma non può aprire solo se stesso. Può aprire anche i muri. Fantastico. Quanti baba. Ok, togliere sta cosa adesso che baba e apri. Anzi. No, basta un ingresso. Rompi, grazie. Oh, bene. Ora devo spawnare una roccia. Ma mi basta usare questo wick. Intanto attivo quello. Così dico che baba sulla roccia è vittoria. Allora, questo wick. Dirò che baba is wick. Ma devo dire anche che baba ha la roccia. E non riesco più perché il has è... No, tutta baba. Devo... Ok. Allora, un secondo, ho sbagliato una cosa. Torno un attimo indietro. Questo open. Devo risistemarlo. Così, perfetto. Da quell'altra parte perché altrimenti ingombra. Il piano era spostare Baba is you in basso.
E facciamo tornare indietro, dai, ha fatto il suo dovere. Assolutamente. Così basterà. Riprendo Wick per la volta buona. Vedo poi come i Babba lo scortano, uno davanti e uno dietro. Devo dire che Babba is weak. Babba è debole. Ah, quello muore perché ci sono due Babba sulla stessa casella. Beh, allora farò morire lui dopo. Prima devo dire che è tutto a roccia. Ok, quindi ora Babba muore e spawna una roccia. Forse anche due, ma non importa. Toggle Babba is weak. E devo rimettere quella regola. Che Babba sulla roccia è vittoria. Quindi basta andarci sopra. Vediamo se come dovrebbe essere. No, non posso andarci sopra perché la roccia è stop. No, si spinge. E non posso cambiare questa regola. Quindi non ho idea. Ah, sì, ok. No, no, sono già arrivato. Basta dire adesso che la roccia is you. No, che ho detto. No, non così. Roccia is you. Visto che Babba no, ora è immateriale, posso andarci sopra e vincere. Se non è un Maometto che va dalla montagna. Insomma, è la frase di questo gioco alla fine. E non ho ancora fatto sto mondo. Devo fare almeno 9 livelli, ok. Cancelli di annegamento, come si chiamano? Vabbè, vabbè. Allora, bandiera per vincere, chiaro. Quanta regole. La stella è calda, ok. Il cuore? Posso andare. È calda, ma non mi dà fastidio. Posso fare così. Ah, i teschi contengono lava. Questo è interessante. Ah, il cuore ha la chiave. Ma devo scioglierlo con le stelle? No, con la lava devo scioglierlo. Ma poi muoio io. Non ho idea. Ho solo questo, non c'ho nient'altro. Ah, mi posso fare un muro però volendo. No, ma comunque devo spingere la chiave. Non posso fare altro. Cosa? Si può spingere? Non ho fatto caso, davvero. Va bene, questo cambia. Non dico tutto, ma aiuterà. Come? Intanto già se faccio così mi aiuta un bel po' perché limita l'azione della stella. Un pochino. Solo un pochino. Ah no, aspetta. La stella scioglie, non la lava. Quindi posso fare così in teoria? No, aspetta. Così. E poi così. Beh, la chiave ce l'ho, ma tre muri sono pochi. Posso prenderne altri per sapere? Tipo questo? No, non posso. Beh, anche le parole bloccano il la lava e le stelle. Potrebbe tornare utile, anzi lo farà. Quindi dove le metto? Qui ad esempio, vediamo se funziona. No, non fa comunque in tempo, ho davvero poche lettere. Niente. Faccio così, ho la chiave ma dopo sono nei guai. Ok, questi muri potrei usarli in altro modo. Per direzionare la lava, teoricamente. E per evitare che dia fastidio, ad esempio, agli altri tre lati. Così, è già un buon passo avanti. Poi, prima lava che colpisce in alto, dovrei bloccarla. Ok, potrei avere una soluzione, potrei mettere qui la stella is more. Andare velocemente la chiave. Ah, non lì. Ah, c'è anche quello e muoio lì, non va bene. No, non ce la faccio in tempo. Più su allora. Così? No, perché c'è quello. Beh, la lava teoricamente può diffondersi in basso. No, aspetta. Forse in basso mi dà meno problemi? Assolutamente no. No, no, quasi. Ma c'ero quasi. Ah, la chiave è immune. Perché non si scioglie, va bene. Aiuto. Allora, potrei fare la frase qui in verità. Perché mi pare molto buono coprire questi tre teschi. Poi il resto non so che coprire. Gli altri lati direi. Quindi così magari. Vediamo. Ok, vai. No, non faccio in tempo perché questo teschio sotto di me mi insegue e mi impedisce di girare. Eh sì. Non basta per niente. Non saprei. Oh, aspetta, posso anche fermare, vero? La stella. Posso fermare il suo flusso.
basta fermarla quando rompe il cuore. Questo renderebbe le cose estremamente più facili. Non ci ho pensato. Ora provo. Star is more. Vediamo cosa rompe per primo. Quello. E il cuore lo rompe solo dopo. Ora posso fare così, ma non faccio in tempo. Per niente. Oh, aspetta, posso fermarle anche a metà strada, effettivamente. Ok. Vediamo adesso subito. Prima cosa, direzionare. Posso fare anche un step alla volta, volendo. Non ho fretta. Stella is more. Solo per un passo. Anche due? No, solo uno. Insisto. Ah, ho detto solo uno. Calma. Uno solo. Poi devi andare a sinistra e non in basso. Ma poi continua. Ok, vai ancora un po' avanti. Basta. Rifaccio la frase qui sotto. Così Stella is more. Ancora. Ok, basta. Ora sposto il muro e lo metto qui. Così evita di far rompere quel teschio, magari. E neanche quello sotto, grazie. Quindi non spargerti lì. E ora la frase la formo qui sotto. Così proseguo ancora. E ancora. E ancora una volta. Basta. Perfetto, ha rotto soltanto la chiave. Ora può fermarsi per sempre. Ok, all'inizio sembrava complicato, poi mi sono accorto che potevo gestire più cose di quanto pensavo. E ho vinto! Dai, era carino. E ora... vista sola. Oh, in grigio, è triste. La bandiera sul ghiaccio è vittoria e la roccia al ghiaccio. Per vincere quindi devo mettere la roccia sul... no, aspetta. Non c'ho niente poi, non c'ho neanche una parola. O sbaglio? No, davvero no, non c'ho una parola, una singola parola non c'ho. Ah, no, c'ho Baba, vero? C'ho Baba. Solo Baba però, me lo farò bastare. Posso quindi dire che Baba è più? Forse è troppo. Ma dettagli, aiuto agli occhi. Ora che ci penso? Ho due Baba. Potrei quindi dire che Baba su Baba è qualcos'altro. Ci serve la roccia, l'amore e la bandiera, tutto quanto. Devo procurarmeli tutti quanti. Quindi Baba su Baba è bandiera. Dove lo trovo? Beh, dovrò dire che Baba is more per un pochino. Farò così. Aspetta, è meglio fare così. Basta. Per ora basta. Ora sovrascrivo due Baba. Così sono due Baba sulla stessa casella. Così poi dico che... no, non volevo moltiplicarli, beh, forse è meglio. Forse. E poi Baba su Baba e bandiera. Oh, guarda, ce n'ho già uno, perfetto. Poi, ora dico che Baba su Baba è roccia. E ne sovrascrivo due. Perfetto. No, ma non lì, devo farlo dopo, va bene. Così. Metti due assieme. Ora fai la parola ed è una roccia, perfetto. Ma devo farlo sulla bandiera, vero? Non posso spingere in alcun modo. Beh, dicendo che bandiera è su in verità. Ma bandiera is you non mi pare così comodo. Piuttosto sposto tutto. Così andrà bene? Perfetto. Ora mi basta mettere l'amore sullo stesso punto. Vediamo se riesco. Basta fare quindi così. Unire i papa. Anzi, ne unisco due per sba... ah, non così, aspetta, dopo. Dopo, vero? Così. Oh, va bene, ho fatto i due assieme di nuovo. Basterà così, vero? Tutto tranne nel punto giusto. Vabbè, mi tocca spostare tutto a sinistra. Ok, ora tutto quanto è sopra assieme. E quindi il cuore distrugge la roccia che contiene il ghiaccio. E il ghiaccio sulla bandiera è vittoria. Oh, bello questo. Non pensavo come fare tutto quanto con solo un baba. Ma zona completata. Oh, ma un attimo, mancano tutti i livelli extra. Tutti? Quindi primo, metacognizione, che vuol dire? Word. Che vuol dire word? No! Ho capito! Baba è una parola. Vabbè, sia baba è anche una parola. Quindi se dico che baba is you, sono comunque baba finché non me ne vado. Ho capito. Ho capito. Quindi se dico che Baba è aperto, Baba apri, posso aprire,
Solo che ovviamente muoio. Forte come cosa. Non so che farci adesso, ma sembra molto forte. Poi vedo questo pseudo tutorial qui. Beh, non basta dire che la chiave si apre ed è una parola. Forse questo è un tutorial ed è ancora fattibile, vediamo. Chiave e parola. E si può spingere? Riesco? Quasi, devo fare così. Chiave e parola. E chiave e spingi. Dovrei quindi farcela. Eh sì. Ora posso dire che chiave e apri, come ho fatto poco fa con Baba. E poi la spingo per aprire. Questa era facile ma interessante questa parola. Questa parola parola. Extra 2. Multistrumento. Ok, qui la cosa immagino che peggiorerà e basta. Qui la roccia è il jolly, buono a sapersi. Poi sia Baba che la scatola si sciolgono sulla roccia. Non posso fare niente qui se non rompere sta frase, ok. Strano. Ah, devo rifarla dopo, mi sa. Che si spinge e non c'entra niente, però. E potrei fare... Posso spingere la scatola? No. Posso dire però che la roccia si spinge. Così. Poi così. La spingo sul box così si scioglie, no? Ah, no, devo rifare la frase, vero? E come la rifaccio? Devo rifare questa. Ok, devo fare qualcosa con Keke. Che sembra non c'entri nulla, ma invece... Keke è roccia, potrei dire. Tranquillamente. Ecco qui. Torniamo a noi. Ah no, devo fare roccia e spingi da qui. Roccia e spingi. E la porto fin qua. Così dico che la roccia è calda. Scioglie quello e dà la bandiera. E ho vinto. Anche questo, non troppo complesso, ma bello per introdurre queste meccaniche. Oh, ma son da... Cioè, questo è un bel 6 da dado. Questo è un 3 tipo Splinter Cell. Non c'entra niente, va bene. Rotto. Testo non si spinge? No, il testo è rotto, no! E quindi che devo fare? Forte, il testo è rotto. Allora, la roccia si spinge e il ghiaccio è teletrasporto. Inoltre la roccia è parola. Quindi cosa me ne faccio? Ah, e qui c'è un win. Potrei usare questo win, ma sembra facile. Ah no, non posso spingerlo, è vero! E quindi come faccio, visto che non posso dire che... Roccia e vittoria, perché non posso spostare Liz e neanche il win. Aspetta, se dicessi così... Se mettessi la roccia sotto l'ice, anche la roccia teletrasporta. Oh, questo cambia tutto. Cosa me ne faccio però? Devo sfruttarla in qualche modo. E togliendo questa frase. Così. Cosa ho fatto adesso? Ah, testo e roccia, ok. Però su questo. Testo e non roccia. Credo che vada bene per tutti. Inverto la frase. E ora, risolto, credo. Il testo posso spingerlo. Mi basta dire che qualcosa è vittoria, come la roccia, appunto. Roccia è... no, non roccia vittoria è... Ma roccia è vittoria! Non posso toccarla, vero? Ah, ora sì. Ora sì. E ho vinto! Bello questo. Non so se questa è la soluzione, ma... Sicuramente era piacevole. Alleato. Chi è? Sono solo io? Ok, qui posso dire che qualsiasi cosa è parola. Curiosità, se dico che è parola, non vale, perché non è ancora una parola. Ok, ok. Allora, sia l'acqua che il masso non si possono spostare. Posso dire che la roccia è parola, ma poi in verità non so che farmene. Posso dire che acqua è roccia? No, perché... È ineluttabile, va bene. Non posso spingere queste parole, ma soltanto il resto. Ah, c'è un push qui sotto, non l'ho visto. Non posso spostare in alto, però. Non posso. Quindi non posso dire in teoria che roccia spingi. Perché manca uno spazio. Posso dire che acqua spingi. Ah, ok, posso dire quello che spingi, va bene. In questo caso direi roccia? No, acqua. Proverò acqua spingi. Posso quindi spingerla in giro.
Non so che farmene, però. Beh, potrei anche dire che roccia e spingi, ovviamente. Quindi spingo questi due ed è a posto. Mi sa però devo fare il contrario. Resetto. Ok, invertiti. Ora spingo questo e dico adesso che l'acqua fa annegare. La roccia resta comunque spingi, ok. Quindi rompo la frase che l'acqua è spingi e faccio annegare quest'acqua. Poi ora sì che la spingo ancora. E spingo lì. Ora cosa faccio con la roccia? Non saprei. Posso dire che roccia è parola, ma non so cosa questo fa. Ah no, non posso. Devo fare così. Acqua è parola. Ma di nuovo cosa me ne faccio? Beh, posso dire che Ah no, ci annego sopra. Poi come tolgo sta roccia? Non ho capito. Ah, devo dire che non è più spingi. Ma per passare prima ho dovuto spingere l'acqua. Anzi, dire che forse era giusto come ho fatto prima. Riprovo un'ultima volta. Cioè ultima no, ma un'altra dai. Ah, vero, non posso perché l'acqua è spingi. Non posso fare annegare qualcosa dentro. Aspetta. Se faccio roccia e spingi, metto qui la roccia e poi tolgo lì e dico che okay, la roccia è parola. Metto un is qui. Resta comunque che la roccia è spingi. Non so che può servire però. Non ne ho idea. Intanto provo così. Vediamo se cambia qualcosa. E annega. Qui devo spingere ancora l'acqua. Ah, posso fare anche così volendo. Un attimo. Torno alla cosa di prima. Roccia e spingi. Lo metto quindi qui. Riporto questo sopra. Roccia e parola. Quindi si può spingere. Posso mettere l'acqua sopra di questo? No. Devo quindi farlo prima allora. O no? Ah, forse ho qualche idea. Riprovo. Roccia si spinge. La metto qui sotto. Roccia è parola. Quindi posso anche dire che roccia spingi. Anche acqua spingi. Posso quindi fare questo. Dire che l'acqua adesso fa annegare. La roccia però non è più blocco. Quindi dico che l'acqua non è più spingi. Vado qui. Dico che l'acqua è spingi ora. Posso andare qui. Ora la roccia. Ah, la roccia è spingi, vero? Speravo che adesso non fosse più solida, ma non è così. E se facessi così? Ho rotto la regola, quindi adesso la roccia. Ok, no, non fare così. La roccia non è più spingi. Ed è quindi immateriale. Ho vinto. Oh, quest'ultimo passaggio mi ci è voluto più del previsto per arrivarci, ma oh, ce l'ho fatta. Livello 7 ha i puntini in maniera elegante, ecco. Ah, comunque non è alleato Ally, è ingresso, immagino, va bene. Keke e la stella, sembra una favola. Che accade qui? Oh, che bello, sei seduto alla stella! Cos'è? Keke sta dormendo, ma che carino! Voglio vedere Baba dormire, voglio vedere Baba dormire adesso! Lava e parola. E lava e lava, beh. Vabbè, zio. Non posso passare ovviamente, ma dovrei fluttuare se volessi passare. Provo a dire che Baba è parola. Quindi Baba fluttua se sto qui. Ma sarò se sto lì. Posso anche portare questo giù, ma non posso andarmene. E posso fare che lava is you per un po'. Così sposto questo giù. Baba is you. No, aspetta. No, devo tornare a fare Baba is you. Baba is you. E fluttua, ma non più. Adesso Baba is... Ah, ho sbagliato, vabbè, non importa. Lava e Baba, non importa se non può cambiare. Ora Baba fluttua e può passare. Ora se dico che Baba è parola... Ah, non posso. Non posso. Beh, non posso, no, voglio vedere Baba che dorme. Dai. Un attimo, come vinco? Ah, alla stella. Quindi devo svegliare Keke e diventare Keke. Ok. Beh, basta portare sta frase fuori. Keke è sveglio. Si è svegliato. Allora, per la scienza dirò che Baba dorme. Oh, ma che carino. Dai, Keke che dorme. Va bene, Keke sleep.
Ora questo è un modo finalmente per salutare la gente. Se invece la lava dorme, non cambia niente, va bene. Chi è che è sveglio? Ah, ci sono le Z, ok, va bene. Ora basta dire che is you. Ma come porto il Baba is you là dentro? Ovviamente con Baba e parola. Se riesco. Baba e parola. Ah, però dall'altra parte, devo girare verticalmente. Dovrò ancora sfruttare la lava. Sposto questo uno più in basso e riassesto il Baba. Baba is you. Era un po' sta frase, ok, basta la Baba ora. Quindi Baba is you e Baba e parola. Baba e parola. Quindi posso fare così e posso tenere il Baba is you ancora per... Oh, ma non sto fluttuando. No, un attimo, devo spostare tutto più a destra. E non sembra facile. No, basta fare così, verità. Ah, basta fare così, su. Ok. Ok, giusto, spingo in basso, Baba fluttua e parola. Ed è you. E anche che you. Ora non più, ora Baba non è più you, ma gli basta che. Io ho vinto. Oh, bello. E poi il sleep è bello graficamente. Visitare Baba, cos'è? Ha la malattia. Ah, è me che va a casa di Baba, ok. Perché la stella brilla? Ah, teletrasporto, ok. Ok, buono sapersi. Poi fungo e una parola. Che accade? Io che non leggo le regole, ovviamente. Ah, la porta su di me è muro. Quindi non posso tornare indietro. Che accade qui? Fammi dominare, non posso andare da Baba. Va bene. Dovrei usare i funghi e la roccia per andare da Baba. Ma non posso spingerli. Teschi invece ti fa perdere. Sì. Potrei dire che il fungo è roccia. Dovrebbe risolvere tutto. Basta portare qui il fungo. Vero. Oh, ma forse il fungo è esatto. Il fungo è ineluttabile, quindi non posso farci niente. Ah, altrimenti era questa la soluzione. Ma sì, mi sa che è troppo facile allora. Va bene, va bene. Riproviamo. Potrei fare così. Roccia e spingi. Così. Ah, non posso dire che altro spingi. No, non va bene. Aspetta, che accade se faccio così? Dico che fungo è parola. Non è più attivo. Anche se il fungo è comunque una... Non lo so. Va bene. Niente, peccato. E se invece facessi così? Dire che sia il fungo che il masso sono una parola? Roccia e fungo sono parola. Ora devo dire che sono spingi entrambi. Ah, ho capito! Devo mettere qui? Poi spingo questo... Ah, si può spingere quello, ok. Per quel motivo, ok. La roccia no, però. Allora no, un attimo. Devo prima tappare un po' di cose. Ma l'idea... Penso di aver trovato la vittoria. Prima cosa, la roccia va qui. Torno qui e rimetto tutto in giro. Quindi roccia e parola appena torna. Poi se tappo il push qui sotto... Ho sbagliato, Aspetta, vai. Perfetto. Ora rimetto sopra la frase che fungo e parola e anche il resto. Mentre la roccia fa i suoi comodi, va bene. E ora sia il fungo che la roccia vengono presi alla lettera. Se metto il fungo qui, quindi si alternano su e giù. Vuol dire che adesso il fungo spingi, adesso la roccia spingi. Ora la roccia spingi. Quindi devo aspettare quando il fungo spingi adesso. Adesso il fungo spingi. No, non devo rompere quello, genio, però. Ora. Perfetto. Ancora un po'. No, ho sbagliato. Ah, il tempismo. Vabbè, tanto. E questa è la soluzione, alla fine. Alternare col teletrasporto. Che forte. E vai. Sono venuto, Baba, finalmente. Yeah, vittoria. Ultimo livello della parola alla lettera. Porte automatizzate. Che vuol dire? Che non posso andarmene, forse? Vabbè. You not. You shall not pass. Vabbè, non c'entra niente. Aspetta, se dicessi che non roccia è parola, mi prende alla lettera in teoria.
Vabbè, non che serve, non ho altre parole. Ah, Chubaba, vero? Non posso andarmene, però. Ok, non era una mossa geniale. Per vincere, devo creare una bandiera qui. Va bene, chiaro. Allora, se faccio così e dico che roccia is you, cosa posso fare dopo? Potrei dire che roccia è parola? Roccia è parola. Quindi ecco la bandiera. Vado lì e vinco. Come ci arrivo è la domanda che mi farò adesso. Quel not forse c'entra qualcosa. Forse. Wall is you, ah, non posso essere il muro. Neanche la belt. E come esco allora? Ci sono vicino, ma non è questa la soluzione. Quel not c'entra qualcosa. Ok, no, non è questa la soluzione, va bene. Però il tentativo c'era. Aspetta. Non muro is you. Muro è parola, quindi non muro is you. Oh, davvero me la prende. Oh, 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 bellissimo. Quindi vai qui, ce la fai. Diventi bandiera. Ah, la parola non è letterale, ok. Mi metto subito. Ah, però devo rompere questo you. E mi sa devo romperlo. Dopo devo rifarlo, però. Ok, ho sistemato, ora roccia e parola. E della bandiera. Ora basta ridire che non muro is you e ho vinto. Non muro is you. Ah, due is, genio. Non muro is you. E ora che accade? Perché? Ah, perché il muro non è alla lettera. Ora il muro è una lettera, è una parola. E quindi non muro is you, quindi la bandiera sono io e la bandiera è vittoria, ho vinto. Baba is more! Gli ho finito sta zona, finalmente! Un'ora e mezzo di registrazione ben spesa. Mondo finito! Così sbrilluccicoso, fantastico. E quindi ho quasi finito. Mi manca questo mondo, la caverna vulcanica, che non sembra facile. E forse quest'altro livello che si sbloccherà dopo, non ne ho idea. È sospetto. E poi ci abbiamo, beh, ovviamente, il mondo vero. E il mondo ABC. Ci abbiamo molte cose da fare. Oh, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Beh, direi che per oggi può bastare e avanzare. Quindi vi ringrazio per aver seguito. Vi saluto e ci vediamo a quando babita.